C'è un aspetto etico nell'ostacolare e in quello che lo Stato italiano sta facendo in questo continuo e deliberato ostacolo all'azione umanitaria e c'è un aspetto pratico. Non funziona. L'unico risultato è l'aumento dei morti in mare. Per Medici Senza Frontiere significa che anche qui, come in altri contesti, dobbiamo, diciamo, combattere per avere quello spazio di cura, quello spazio di assistenza che ci serve e non ce l'aspetteremmo onestamente in Italia. Diciamo che combattiamo, diciamo, negoziamo continuamente con tutte le parti in causa quando siamo in altri contesti, come in Palestina, come in Sudan, all'interno dei conflitti, ma in Italia questo e in Europa non ce lo aspettiamo di dover combattere per motivi molto simili. Abbiamo chiesto ripetutamente tante volte di incontrare il governo, non ci hanno mai risposto. Ripeto, noi lavoriamo in moltissimi contesti, di guerre, di conflitti, adesso appunto anche, come sapete, siamo in Cisgiordania e a Gaza, anche lì negoziamo sia, con l'IDF che con Hamas l'accesso alle cure, perché l'accesso alle cure è qualcosa che va di là, è proprio un principio base dell'umanità e quindi non ci dovrebbe essere una scelta dietro l'accesso alle cure che deve essere per tutti incondizionato. Allo stesso modo, qui abbiamo chiesto tante volte di essere ascoltati, di incontrare il governo, ma questo non è successo, mentre veniamo ripetutamente colpiti nella nostra azione di assistenza e azione medico-umanitaria.